L'arrivo del Covid quest'anno ha colpito molti settori economici in città. Uno di questi sono i centri estetici, che dopo il primo lockdown hanno subito una seconda batosta economica dovuta all'entrata della campagna in zona rossa. Abbiamo avuto un confronto con le responsabili di due centri estetici, di Torre del Greco e di Ercolano, per capire come il lockdown abbia influito sulle loro attività. Siamo stati la categoria più dove abbiamo avuto più problemi, nonostante le norme di sicurezza fossero maggiori rispetto alle altre attività. Il centro estetico, al di là del Covid, è tenuto a mantenere delle norme igienico-sanitarie molto rigorose, cioè l'uso della mascherina, i guanti, i disinfettanti, il distanziamento fra i clienti è una cosa che ci appartiene da tempo, quindi non solo per il Covid. Noi siamo state un attimo interdette quando abbiamo saputo della chiusura, anche se ce l'aspettavamo, anche perché non riteniamo giusto che il parrucchiere sia aperto mentre noi siamo chiuse, in quanto il rapporto nel centro estetico è di uno a uno, cabine chiuse, quindi mentre invece un salone di parrucchiere è un ambiente grande con più sedute e parrucchieri. Il cliente da noi entra, diciamo, già avevamo l'abitudine di prendere appuntamenti e di usare tutte le norme igienico-sanitarie che ci sono state imposte, quindi con l'utilizzo di presidi medici ospedalieri che per disinfettare un ambiente. La nostra domanda, dove ci poniamo, diciamo, degli interrogativi, dove non riusciamo a darci delle risposte, su quale base viene detto il centro estetico chiuso, il parrucchiere aperto? Entrate scaglionate e misurazione della temperatura, le misure adottate per lavorare in piena sicurezza. Misure che abbiamo adottato in più rispetto a quelle precedenti, è sicuramente un'entrata molto più scaglionata rispetto a quelle che erano in precedenza. Abbiamo misurato temperatura a tutti i clienti che entravano, non abbiamo fatto attesa, quindi abbiamo fatto in modo che non si incontrassero persone nella sala d'attesa. Il rapporto è stato, ma come già lo era prima, uno ad uno con tutte le norme di sicurezza, quindi mascherina, guanti, visiere. Il barbiere che per fare la barba deve togliere la mascherina e avere un contatto diretto con il cliente. Questa cosa, come si spiega che nell'area estetica una cosa del genere non esiste ora e non è mai esistita, anche durante un trattamento al viso dove c'era il contatto diretto con un cliente, abbiamo sempre adoperato mascherine, ma al di là del Covid. Noi siamo una categoria un pochettino come veniamo spesso associati allo studio medico, no? E quindi loro sì, e noi no, non siamo dei medici, non lo saremo mai, non ci mettiamo mai a loro paragone assolutamente, non volevo far passare questo messaggio. Ma voglio dire, non vedo le differenze, non le riesco a capire, lo studio medico privato, quindi loro sono privati. Sono aperti, lo studio dentistico è aperto, lo studio di medicina estetica è aperto e non vedo il nesso, non è niente di logico, cioè, in questa situazione. Come sarà secondo voi questa ripartenza? Se dobbiamo parlare del lockdown precedente, c'è stata, per quanto mi riguarda, una buona ripresa e spero e sono speranzosa nel fatto che le persone, proprio perché si sentano sicure e protette nei nostri centri estetici, ritornino a gran voce come hanno fatto già in precedenza. Speriamo positiva, Come nel primo come nel lockdown. primo lockdown. Sicuramente posso dire che c'è stato un abbassamento nell'estetica di base, non nel benessere, ma nell'estetica di base. Le persone si sono organizzate diversamente perché certo non fanno a meno di noi. Questo è poco messico.